quarta ed ultima giornata di Other Movie Film Festival. Ospite con noi è Mara Lombardo, membro della direzione organizzativa del festival, nonché rappresentante di Ares Film Festival di Siracusa, giusto? Sì, giusto. A Mara quindi inizierei immediatamente col chiedere un po' di spiegarci com'è questo Ares Film Festival di Siracusa, quali sono le sue peculiarità maggiori che lo contraddistinguono. Sì, grazie. L'Ares è arte e responsabilità sociale, puntiamo molto sul sociale, è la sfera più che altro del sociale e in particolar modo anche l'innovazione del linguaggio. Infatti il film che miglior opera che ha vinto l'innovazione del linguaggio è stato Paper Memories, che ha avuto buonissimo riscontro qui all'Odeon Movies Festival e questo ci riempie comunque di gratificazione. Quali sono le caratteristiche principali di Paper Memories? Come lo descriveresti? È abbastanza innovativo con il linguaggio perché è una serie di fotogrammi e raccontano una storia ben precisa, la memoria, no? Il recupero della memoria attraverso appunto l'immagine e il linguaggio. È stato molto particolare la scelta di questo film perché appunto, come dicevo prima, l'Ares non è solamente responsabilità sociale ma vuole anche innovazione. Innovazione nel modo di comunicare, innovazione nel modo di promozionare anche questi nuovi linguaggi che si stanno diffondendo. Punteremo anche molto, molto probabilmente su un'estetica dei nuovi media. Perfetto, beh, insomma, quindi tu hai già nominato la responsabilità sociale come una delle principali caratteristiche di Ares Film Festival e naturalmente questa è anche una delle principali caratteristiche di Other Movie Film Festival. Per questo, infatti, il legame era così sottile che non potevamo non essere rappresentati qui. Esatto, per cui ti chiedo un po' com'è nata questa collaborazione. Questa collaborazione è nata per una mia volontà. Perché ero veramente felice di mettere in relazione queste due realtà, cioè la realtà del San Porticino, della Svizzera italiana. Un po' gli opposti della cultura italiana. Gli opposti, sì, della Sicilia. Quindi praticamente ho fatto di tutto affinché venisse realizzato questa collaborazione e naturalmente venissero portati alcuni rappresentanti giù da noi, che hanno fatto praticamente, hanno visto la realtà, come si svolgeva l'Ares. Purtroppo non può essere qui con noi per impegni lavorativi il direttore del festival, che è Antonio Casciaro, e lo salutiamo. Ciao Antonio, ci manchi tantissimo. E quindi comunque è nata tutto da lì, questa mia volontà appunto di mettere in contatto queste due realtà. Ha dato buoni frutti, c'è stata una bellissima collaborazione e adesso siamo qui siamo una buona affluenza anche di pubblico e un buon riscontro anche. E infatti è questo che ci rende molto grati dell'invito che abbiamo ricevuto ad essere qui come rappresentanti, è perché l'affluenza è stata abbastanza, cioè il feedback, il riscontro del pubblico è stato abbastanza notevole. Sicuramente molto positivo. Per una prima edizione, oppure come dice Drago, per un'edizione zero. Esattamente. Marla, vogliamo ricordare ancora a chi ci guarda quali sono le date del prossimo film festival Ares di Siracusa? Ancora non sono in grado di darle comunque, perché ci sarà un'anteprima, siamo forse dicembre-gennaio e poi naturalmente sempre durante il periodo estivo, che l'anno scorso è stato a luglio. A fine luglio inizio agosto. Sì, fine luglio inizio agosto, vediamo se verranno riconfermate nuovamente le stesse date. Benissimo, io ringrazio molto Mara Lombardo per le sue considerazioni e auguro a tutti quanti una piacevole continuazione. Grazie, ciao.